city streets, we begin to feel the fire. Amici degli animali, oggi guardate dove ci troviamo. Ci troviamo al Casa Le Dolce Cosi o Così, ma ce lo faremo spiegare da Cosetta, perché è un posto veramente pet friendly, ma soprattutto fanno delle cose meravigliose per i nostri amici a quattro zampe. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Eccola, ecco, Cosetta! Ciao. Oh, ciao! Finalmente ci conosciamo. Allora, è un posto veramente pazzesco. Allora, viene chiamato un hotel a 5 stelle. Sì, viene chiamato hotel a 5 stelle, luxury, ecosostenibile. Ecosostenibile, insomma, e chi ne ha più ne metta. Sì. Io sono rimasto molto incuriosito dal posto, dalla location, da quanta cura ci mettete proprio per poter far star bene noi quando arriviamo, ma soprattutto i nostri amici. I nostri amici gattoni. Abbiamo creato delle camerette come se fossero casa. Ma non svelare tutto, certo. Non svelare tutto, perché noi adesso dove andremo a vedere proprio le camere, come in un albergo, no? In un albergo noi andiamo a farci un soggiorno, ma c'è anche l'albergo per i nostri amici a quattro zampe. Venite a vedere. Questo posto come nasce? Questo posto nasce per l'amore che noi abbiamo dei nostri animali, dei nostri gattoni, è amore. Investimento importante? Investimento sì, importante, però ne valsa la pena per loro. Queste sono le mini camerette. Non ci credo. Telecamera di videosorveglianza proprio per vedere che loro stiano nel mio... Loro stiano bene, ma soprattutto noi diamo l'applicazione ai padroni. Perché sono loro che vanno in ansia. Bravo. E per vederli 24 ore su 24. Certo. Benvenuto Teo, benvenuto Romeo. Abbiamo ricreato l'ambiente di casa. No, e pertanto loro non vanno in stress. Non ci posso credere. Meraviglioso, meraviglioso. Allora, qui in realtà sarebbero... delle classiche mensole per appoggiare i libri, ma no. Che loro qua salgono, giocano, si arrampicano, scendono, certo. Corrono palline, si mettono, vanno dentro il tubo, cioè si divertono come dei pazzi. E adesso appunto sono libere e poi dopo metteremo appunto il tiragraffi, quello grosso, anche lì dobbiamo sterilizzare a mano che ingressano e escono, si sterilizza tutto per una questione di salvaguardia. Andiamo a vedere le altre. Vieni Luca, vieni che andiamo a vedere invece quest'altra. Guardate che carina. Abbiamo fatto l'ambiente di casa, ma per non mandarli sotto stress. Sappiamo che insomma gatti, cani, nel momento in cui escono dalla loro casa, un po' di stress. E noi abbiamo notato che abbiamo fatto, perché ormai noi siamo aperti da agosto, e veramente è stato un successo perché i gatti non si sono stressati, i gatti sono stati bene. Devo dire che qualche volta gli ha voltato le spalle anche i padroni che venivano a prenderli. Certo. Noi ci siamo sempre, li coccoliamo, facciamo l'oretta di coccole, ci stiamo lì con loro, ci parliamo. Tamino, ecco. Ciao, sì, mi sei coccolone tu. Quante camerette ci sono? 35 più, ce ne abbiamo qua di altre che sono molto carine. Ci sono un po' più grandi, un po' più piccole. Pazzesco, come... Con la culla. Con la culla, esatto. Quella culla lì si divertono un mondo. Ci sono stati due gattoni a dicembre che... Cioè, tu li dovevi vedere. Cioè, si divertono un casino. Cosetta, non solo hotel proprio per i gatti, ma anche qualcosa di oltre, che va oltre. Una zampa. Ecco, allora noi abbiamo dedicato una parte del casale a tutte quelle persone che hanno un gatto e hanno difficoltà
economica. Allora sappiamo benissimo che purtroppo ci sono persone che per dare da mangiare al gatto non mangiano loro. Ok, pertanto noi siamo a disposizione per degli eventuali soggiorni, se hanno bisogno appunto, che magari il padrone deve andare in ospedale piuttosto che qualsiasi altra cosa che insomma necessita di lasciare il gatto, noi siamo a disposizione per offrire a loro il nostro soggiorno gratuitamente. Ovviamente sempre tramite comune piuttosto che assistenti sociali e associazioni. Noi Esatto. siamo a disposizione e l'associazione nel momento in cui ci segnala il caso, noi siamo ben disposti ad accettare i gattoni, È insomma. vero. Marco, ti volevo dire una cosa molto importante. Tutte le persone che si presenteranno col codice LEDA avranno un omaggio o uno sconto. E che benvengano persone come lei, benvengano, perché ce n'è sempre bisogno. Ci vediamo alla prossima, eh.